Uno degli eventi più attesi dei fan per la settima stagione di Game of Thrones è sicuramente la comparsa sul piccolo schermo di uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi di questo mondo. Un personaggio molto ricorrente nei libri, in pensieri, sogni, dialoghi dei protagonisti, ma finora appena citato nella serie. Stiamo ovviamente parlando di Rhaegar, principe ereditario di casa Targaryen prima della tragica caduta dei Signori dei Draghi e dell'ascesa al trono di Robert Baratheon. Rhaegar Targaryen è nota ai fan della saga soprattutto per gli eventi legati alla ribellione del 282, ovvero il rapimento di Lyanna Stark, avvenuto in circostanze misteriose, e la sua morte durante la battaglia del Tridente a seguito di un duello a cavallo con Robert stesso. Una delle parti dei libri su questo personaggio che mi ha più colpito e che non fa altro che infittire l'aura di mistero da cui è circondato, la si trova nella narrazione di un sogno di Jaime. Durante il sogno, Jaime, tra altre immagini, vede anche il principe Targaryen, che lui conosceva in quanto membro della Guardia Reale già da quando i Targaryen erano ancora al potere. Nel sogno Rhaegar sta partendo da Prodo del Re alla volta del Tridente, incontro a quella che sarà la sua morte. Prima di partire, ordina a Jaime di stare a proteggere il re e pronuncia queste parole alquanto interessanti. Quando questa battaglia sarà conclusa, intendo convocare il Consiglio Ristretto. Molte cose cambieranno. Era mia intenzione farlo molto tempo fa, ma beh, è inutile rimpiangere strade mai imboccate. Parleremo al mio ritorno. Peccato che il principe non sarebbe mai ritornato e il suo piano sia dunque svanito con lui nell'oblio della morte. Questo però non ci vieta di fare ipotesi su quelli che dovevano essere i suoi progetti per Westeros. Dai vari indizi che possiamo trarre da libri e serie TV, sappiamo che Rhaegar pensava che i suoi tre figli, Rhaenys, Aegon e quello che noi chiamiamo Jon Snow, anche se probabilmente nella sua testa doveva avere un altro nome, dovessero essere le tre teste del drago, che, secondo le profezie, avrebbero dovuto proteggere Westeros da una grande minaccia imminente. Secondo me, le sue parole così vaghe rivolte a Jaime sono in realtà un'allusione a come lui avrebbe voluto gestire la questione delle tre teste del drago politicamente. Questo è lo scenario che ho pensato. Una volta convocato il Consiglio Ristretto, avrebbe fatto detronizzare il padre, facendosi appoggiare da una serie di casate di Westeros e si sarebbe poi fatto proclamare re in quanto suo erede legittimo. Il tutto per preparare il regno al cambiamento di assetto politico che sarebbe avvenuto alla sua morte, quando Westeros sarebbe stato diviso in tre parti, governate ciascuna da uno dei suoi tre figli. Tutto ciò che fine? Regni più coesi, con meno tensione al loro interno, ma al tempo stesso legati dal sangue Targaryen e quindi pronti ad allearsi all'arrivo di un pericolo comune. Non è un mistero, infatti, che Westeros sia sì un unico regno, ma disomogeneo al suo interno per motivi culturali, storici e religiosi, e quindi senza un'identità che lo definisca, se non perché è governato tutto dallo stesso monarca. La divisione sarebbe avvenuta in questo modo. Rhaenys Dorne. Con questa scelta, infatti, avrebbe messo in pratica la regola alla successione prevista dal diritto dorniano, secondo cui l'erede al trono è il primogenito indipendentemente dal sesso. Jon Nord, poiché figlio di Lyanna e quindi discendente anche dagli Stark, i quali erano stati re del Nord prima dell'arrivo dei Targaryen. Aegon, tutto il resto, cioè Terre dei Fiumi, della Tempesta, Altopiano, Valle di Arryn, Occidente e Territori della Corona. Da notare che proprio Aegon si sarebbe seduto sul Trono di Spade, che però, dato che non comprende spade di Dorne o degli eserciti Stark per ragioni storiche, da un punto di vista teorico non simboleggia dominio su questi territori. Ovviamente in tutte queste regioni sarebbero rimasti nel contempo anche i vari lord protettori. Rhaegar non aveva infatti intenzione di spodestare nessuna antica famiglia dal suo seggio. Tutta questa costruzione però presuppone una condizione, che Rhaegar abbia sposato Lyanna, perché altrimenti non avrebbe potuto trasmettere una parte del suo regno ad un figlio illegittimo a fronte di due legittimi, perlomeno senza contestazioni. Ricordi in merito che i Targaryen sono familiari alla poligamia, quindi l'ipotesi di un secondo matrimonio di Rhaegar è assolutamente plausibile a patto che abbia adottato qualche escamotage rituale. Ma quali sono gli indizi in nostro possesso che indicano che Rhaegar abbia sposato Lyanna?
A mio parere, principalmente due. Indizio 1, il fatto che Lyanna abbia una statua nelle cripte di Grande Inverno. Lyanna Stark è l'unica donna ad avere avuto un simile onore, poiché di solito tutti i membri della famiglia Stark possono essere sepolti nelle cripte, ma solo i re del Nord prima e i Lord Protettori poi hanno diritto ad avere una statua insieme al loro sepolcro. Il motivo ufficiale di questo fatto è che Ned amava particolarmente la sorella e quindi avrebbe voluto omaggiarla in questo modo. Secondo me, però, c'è sotto di più. La statua in questo caso sarebbe un simbolo di regalità. Infatti, se veramente Rhaegar ha sposato Lyanna per un frangente di tempo durante la ribellione, questa sarebbe stata regina reggente da una prospettiva Targaryen. Se questo punto non è chiaro, non preoccupatevi, ci torniamo dopo. Indizio 2. Il dialogo tra i cavalieri della Guardia Reale e Ned alla Torre della Gioia, episodio che conosciamo perché Ned lo rivive in un sogno durante il suo soggiorno ad Approdo del Re. Ned chiede loro perché non fossero a fianco di Rhaegar al Tridente o dal Re nella capitale, come in teoria sarebbe stato loro dovere. Successivamente fa anche notare come un cavaliere che non fa nemmeno parte della Guardia Reale, Willem Dafferty, sia partito alla volta di Roccia del Drago con il principe Viserys, che in teoria in quel momento era l'erede Targaryen della corona, date le morti del padre e del fratello. Loro rispondono con queste parole: «Ma non fa parte della Guardia Reale», disse Ser Gerold, «e la Guardia Reale non fugge, né allora né ora». Ser Arthur Dayne si mise l'elmo. «Abbiamo giurato», concluse il vecchio Ser Gerold. Queste parole, secondo me, alludono al fatto che Rhaegar, prima di partire per Approdo del Re e poi alla volta del Tridente, abbia ordinato ai tre cavalieri, che ormai lo consideravano il loro monarca legittimo, data la pazzia di Eris, di stare sulle montagne di Dorne a proteggere Lyanna e il figlio che portava in grembo. È chiaro dunque che una volta morti Re Aerys, Rhaegar e i suoi primi due figli, sia diventato il non ancora nato Jon l'erede legittimo al Trono di Spade, avendo la precedenza su Viserys. Dunque, per i cavalieri, salpare con Viserys avrebbe voluto dire scappare dal loro re legittimo e quindi rompere il sacro giuramento della Guardia Reale. Dato che, come ho appena detto, Jon non era ancora nato, Lyanna sarebbe diventata regina reggente e, sempre in un'ottica Targaryen, lo sarebbe stata fino a quando Jon, o qualsiasi sia il suo vero nome, avrebbe avuto l'età per governare. Ned avrebbe quindi voluto omaggiare la sorella costruendo nelle cripte di Grande Inverno un sepolcro speciale all'unica Stark, che era stata per un certo frangente temporale regina reggente di tutta Westeros. Ma adesso, data l'imminente settima stagione, soffermiamoci un attimo sugli effetti che questi fatti potrebbero avere sulla serie. Se, come secondo me è avvenuto, Rhaegar e Lyanna si sono sposati, Jon è il sovrano legittimo di Westeros se si guarda la discendenza Targaryen, il che potrebbe costituire un problema politico non indifferente, dato che c'è un'altra Targaryen che, ignara di tutto ciò, si ritiene l'erede legittima della sua nobile casata. Quindi, se tutta questa faccenda venisse rinvenuta, cosa succederebbe? Daenerys sarebbe disposta a farsi da parte per lasciare a Jon il regno che eventualmente conquisterà, dato che ha basato ideologicamente la sua conquista di Westeros sul fatto di essere l'ultima discendente dell'antica casata? Perché, se qualcuno se ne fosse per caso dimenticato, Princess, I am Daenerys Stormborn of the blood of old Valyria, and I will take what is mine. With fire and blood. per come la vedo io, se Dany fosse assolutamente certa che Jon sia il figlio legittimo di suo fratello maggiore Rhaegar, gli lascerebbe il regno. Questo perché Dany non è una persona assetata di potere, come a volte sembrano voler far intendere nella serie TV, bensì una ragazza che ha un disperato bisogno di un posto da chiamare casa e di una famiglia. La maggior parte della sua antichissima e prestigiosa famiglia, dalla quale è estremamente affascinata, le è stata sottratta da prima della sua nascita, ad eccezione del fratello Viserys, un uomo imbruttito dall'esilio e dalle continue umiliazioni subite. Dopodiché muore anche lui. A quel punto Dany si sente in dovere di essere lei stessa la vendicatrice delle disgrazie della sua famiglia e diventa quindi suo obiettivo tornare a Westeros per riprendersi quel regno appartenuto
Credo dunque che vedrebbe un incontro con un suo familiare più come una fonte di sostegno e conforto che come un pericolo che le potrebbe sottrarre il potere che si è conquistata. Ci tengo a precisare che con questo non voglio dire che la figura di Daenerys sia completamente positiva, tutt'altro. È infatti caratterizzata da un eccessivo idealismo e da un rifiuto del compromesso che insieme fanno di lei una pessima politica. La trovo comunque un personaggio che merita il mio affetto e la mia attenzione perché trovo facile immedesimarmi nel senso di paura e smarrimento che prova molto spesso e perché di fatto è riuscita a reinventarsi, a ricostruirsi una vita da madre dei draghi dopo aver perso tutto quello che aveva di più caro al mondo. A questo punto non resta che chiederci: come tratteranno nella serie l'incontro ormai super ventilato tra la madre dei draghi e suo nipote, nonché figlio del principe più cool mai vissuto a Westeros? Ma soprattutto, quando e come scopriranno la parentela reciproca? Riusciranno insieme a riportare in auge il nome dei Targaryen nel continente occidentale? Solo una cosa è certa, Jon era parte di un ambizioso piano politico prima della sua nascita e, come al solito, non ne sa assolutamente niente. Grazie per avermi seguito fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate per dirmi cosa ne pensate voi su questo argomento e iscrivetevi al mio canale, soprattutto in vista della programmazione speciale per la 7ª stagione di Game of Thrones. Da Dr. Claire è tutto, arrivederci al prossimo video!